Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono DJ99 e oggi vi parlerò dell'asta del fantacalcio. Questo video è rivolto a tutti coloro che devono fare l'asta del fantacalcio a settembre. Tanti sono gli acquisti che si stanno ufficializzando, molti sono i calciatori che devono ancora venire, ma uno di questi è stato appena ufficializzato a Napoli, David Neres. Ragazzi, perché vi sto parlando di David Neres al fantacalcio? È stato ufficializzato negli scorsi giorni al Napoli, è stato pagato 30 milioni dal Benfica e sarà l'esterno destro titolare d'attacco nel 3-4-2-1 di Antonio Conte. Tuttavia ragazzi, e qui udite udite, il fantacalcio lo ha listato centrocampista. Questo vuol dire che David Neres sarà uno dei fuori ruolo più interessanti dell'intero campionato. Un attaccante che al fantacalcio viene listato centrocampista può essere potenzialmente il crack del fantacalcio. Attenzione ragazzi, in questo video appunto analizzerò come gestire David Neres all'asta del fantacalcio. Siamo tutti d'accordo ragazzi che David Neres è un colpo veramente veramente interessante che potrebbe veramente diventare decisivo per il vostro fantacalcio. Sapete ormai quanto mi piacciono i fuoriruolo, sono quei calciatori che secondo me vi fanno vincere il fantacalcio, perché avere in difesa dei giocatori che giocano a centrocampo o per esempio a centrocampo dei giocatori che giocano in attacco è fondamentale per arrivare sul podio o addirittura primo nella vostra lega del fantacalcio, è fondamentale. Pertanto ragazzi, analizziamo il colpo David Neres. David Neres viene a Napoli per giocarsi un posto da titolare sulla destra con Politano. Ci sarà il ballottaggio, non sarà un titolare fisso almeno all'inizio, però ragazzi la sensazione è che alla lunga il titolare sarà lui, sia per quanto il Napoli l'ha pagato, 30 milioni che non sono pochi, sia per la volontà di Antonio Conte che ha fatto la differenza nella riuscita della trattativa. Alla lunga David Neres sarà il titolare sulla fascia destra del Napoli. Ragazzi, David Neres, andando a vedere le statistiche degli scorsi anni sia al Benfica sia all'Ajax, vediamo che è un giocatore in grado di segnare, ma soprattutto in grado di mettere a referto moltissimi assist. Fa più assist che gol in realtà, ed ecco quanto mi aspetto da Neres quest'anno. Se David Neres dovesse ambientarsi bene a Napoli, il Napoli dovesse far bene quest'anno, da David Neres mi aspetto 7-8 gol e circa 10 assist. È un rendimento un po' alto, sono d'accordo, ma secondo me Neres ha tutte le potenzialità per portare questi bonus. Adesso, quanto pagherei David Neres al fantacalcio in una Lega 10 con 1000 crediti? Ragazzi, un centrocampista che fa 8 gol e 10 assist, io lo pagherei anche più di 100. Però ragazzi, non lo farei, prima di tutto, perché non ho la sfera di cristallo. Non so quando e se Neres si ambienterà nel nostro campionato, non so soprattutto quanto bene farà il Napoli quest'anno, perché Napoli è ancora una grandissima incognita e di conseguenza il rendimento di una squadra influisce tantissimo sul rendimento di un singolo giocatore. E poi ragazzi, insomma, tanti sono i fattori da considerare. Non dovrebbe essere rigorista, perché a prescindere che venga Lukaku o meno, il rigorista anche senza Lukaku dovrebbe essere Kvaratskhelia o anche Politano, quindi lui non dovrebbe battere rigori, però ragazzi rimarrebbe un calciatore assolutamente da bonus. Con Lukaku e Kvaratskhelia potrebbe fare veramente veramente molto bene, pertanto ragazzi io al fantacalcio lo pagherei fino a 85 su 1000. Una quota alta per uno che è appena arrivato in Serie A, sono d'accordo, ma secondo me ha tutte le carte in regola per appunto mantenere le sue aspettative. E ragazzi, questo è quello che avevo da dirvi. Ovviamente dovete valutare anche in base al vostro centrocampo. Se avete già fatto un'asta, come per esempio noi che faremo anche un'asta a settembre, e avete già un centrocampo forte, per esempio io non ci punterò su David Neres, ma non perché non sia convinto delle sue qualità, ma perché ho già un centrocampo forte e non mi servirebbe. Se invece voi fate l'asta direttamente a settembre senza averne fatta una prima d'agosto, allora potete puntare ancora più forte su David Neres e metterlo come primo barra secondo slot del vostro centrocampo. Però ragazzi, io credo che lo pagherete come un primo slot, non penso proprio
che Davide Neres verrà lasciato sotto gli 80-85. Ragazzi, fatemi sapere la vostra su Davide Neres, quanto paghereste e lo comprerete al Fantacalcio? Ci vediamo in un prossimo video.